Che segnale che c'è sulla Repubblica di oggi? Cari Giuliano, Valerio, Stefano, aggiungo anche Michele, date sostanza ai nostri valori. Ha una lettera indirizzata a Giuliano, scritta e sottoscritta da un gruppo di donne. Caro Giuliano, queste primarie, con tutte le loro contraddizioni, sembra proprio abbiano dato un nuovo respiro alla partecipazione attiva alla vita della città. Le grandi forze trasversali unite che si stanno rianimando possono riaccendere fiducia anche in fasce di cittadinanza disorientate o indecise. Questo potrebbe determinare un salto fuori dalle ideologie in favore di un modo di fare politica volto trasparentemente solo al bene comune. Ma non vogliamo rischiare contraccolpi sulle strutture politiche che la radicale tendenza ad utilizzare ogni ambito possano prevalere sulle istanze della società civile. Anche noi ne facciamo parte, come microorganismi che non hanno altro interesse personale se non il prevalere di forze sane e di una città migliore. Come tali vorremmo vedere cadere ogni vecchia logica dei compartimenti stagni per il fronte davvero più efficiente e più ampio. E anche per valorizzare davvero tanti preziosi contributi che la logica degli schieramenti potrebbe mettere fuori gioco. Anzi, crediamo importante vincere il Comunale 2011 proprio superando quella logica. Serve una ricetta inedita, fatta della migliore mescolanza di persone, idee ed esperienze. Ci uniamo a tutti quelli che vi stanno tirando per la giacca, perché garantiamo insieme che si prenda questa direzione e a rendere conto attraverso processi generosi, trasparenti e collaborativi, pensando che tu possa essere davvero un buon sindaco per la Milano di tutti. Proprio in virtù di questa fiducia siamo certi che non resteremo inascoltati. Siamo noi che abbiamo sostenuto Stefano Boeri. Siamo noi che abbiamo sostenuto Valerio. Noi, come diceva noi, con le nostre facce. E che belle facce, cazzo che ci sono in questa città. E felicità vuol dire stare al momento giusto con le persone giuste per fare le cose giuste. E qua, insieme a tanti altri, siamo nel posto giusto a Milano per fare le cose giuste, ma siamo noi, perché solo noi potremo vincere, solo noi potremo dare a Milano una città senza coprifuoco, e saremo capaci di restituire, di rilanciare l'economia e dare lavoro a tutti, e saremo in grado di dare una cultura per tutti e che tutti diano una cultura a Milano. E siamo noi che tuteleremo le minoranze, perché le minoranze diventeranno maggioranze, perché saremo tutti noi insieme. Io a questo ci credo, per questo mi sono battuto e sono assolutamente certo che tutti noi per questo ci siamo battuti. Avevo una lettera che ha mandato oggi Michele Sacerdoti, ma no, anche lui mi ha mandato e vi ha mandato questo messaggio. Adesso dobbiamo lavorare insieme. Ho visto Michele, poi vedrò Valerio e poi vedremo tutti insieme tutti noi. Che quello in cui crediamo è quello di unificare, sintetizzare e trovare poi capacità di dare alla città un programma che possa conquistare il 52% degli elettori, e forse anche di più del 52%, perché le ricchezze che ci sono nei programmi dei candidati, di ciascun candidato, sono ricchezze che possono sommarsi e diventare un potenziale enorme. Se a queste ricchezze noi riusciamo ad unire e a far partecipare per dare agli elettori un programma serio, un programma profondo, un programma innovativo, noi non avremo problemi a vincere, noi stravinceremo questa città, perché dall'altra parte non c'è nulla, dall'altra parte ci sono solo gli interessi, noi pensiamo ai bisogni, sarà fondamentale adesso marciare insieme. Allora non voglio più guardare. Stiamo già guardando avanti, siamo ripartiti, è un percorso nuovo, un percorso difficile, ma con un percorso che può portarci con serenità, con unità, con gioia, con intelligenza a capire che Milano non solo può cambiare, ma che Milano cambierà. E questo potremo farlo solo con un programma che sia una consecuzione del loro fatto. Io sono assolutamente certo, ma perché
conosco le persone, perché pure in questo confronto, che secondo me malgrado tutto è stato un confronto molto bello, in ogni caso un confronto che ci ha arricchito tutti, ci sono ovunque delle potenzialità, delle intelligenze, delle ricchezze, di talenti che possono e devono lavorare insieme. E questo sarà innanzitutto il mio impegno, perché questo è stato il nostro impegno fin dall'inizio. Come tutti faremo tutto perché accada, continueranno a lavorare insieme, allora noi siamo certi che potremo non solo dare un programma, non solo creare un movimento, ma soprattutto gestire una città diversa da quella che il centro-destra ci ha dato, per convincere tutti quelli che ancora sono indecisi e per convincere anche quei tanti che forse hanno ancora dei dubbi rispetto a chi potrà restituire il cuore a Milano e il cuore ai milanesi. E il primo impegno, è stata molto bella questa nozione che avete fatto oggi, il primo impegno è quella di mettere non solo fuori a Palazzo Marino, ma in via Padova piuttosto che in via Bonati. Nessuno a Milano potrà mai essere considerato straniero.